Sardegna nord-occidentale, autunno. Il vento mi trascina sul promontorio di Capocaccia, dove un faro bianco, solitario e imponente, perché sa di essere il più alto d'Italia, domina il Golfo di Alghero. Luigi ci ha vissuto dentro per 20 anni, tutti i giorni, accudendolo come un fedele guardiano. Ma poi il faro è cresciuto, è diventato autonomo e non ha avuto più bisogno di lui. Tu non sei di Alghero? No. Dove sei? Io stavo a Genova e lavoravo all'idrografico della Marina di Genova. E per terra ho notato un foglio con scritto, anche con un'impronta di scarpa sopra. L'ho preso e sembrava quasi uno scherzo, perché cercavano personale per andare nei fari. Ah, ho detto, ma io aspetto domani che lo dica mia moglie, no? Perché non è che vado da solo. E sono venuto qui e ho notato che era un posto incredibile e alla fine ho detto di sì. Capocaccio lo chiamavano il gigante che dorme, perché da Alghero si vede questa grande ventre del gigante, alla testa è Capocaccio, quindi sembra col naso luminoso di notte, però sembra proprio il gigante che dorme. E qual è il vantaggio di vivere così in alto? Si vincono le guerre stando in alto, no? Nel senso che c'è una visibilità, non ti scappa nessuno. Anche se a te non ti vedono. Un po' un dominatore. No, io non domino nessuno, però non ti vedono, però io vedo loro.